Signore e signori, mi raccomando, guardate questa puntata fino alla fine perché oggi vi porto un plugin che spacca veramente un casino. Ma lo vediamo dopo la sigla. E ciao a tutte e ciao a tutti, qui è Tommy. Come va? Spero che proceda tutto a gonfie vele. All'interno di questa puntata, come detto all'interno dell'intro, in quei pochi secondi, andremo a vedere un plugin bomba che ho conosciuto grazie a un video di Francesco del canale Ripariani. Vi lascio il suo video qui sotto in descrizione perché approfondisce l'argomento e soprattutto fa dei test con differenti microfoni per vedere se questo plugin funziona bene o funziona male. Quindi mi raccomando, andatevi a vedere il video di Francesco. Ma adesso bando alle ciance. Di che plugin sto parlando? Sto parlando del Voxessor della Soundvice Digital, un plugin realizzato appositamente per tutti coloro che registrano tracce vocali. Quindi che siano tracce per un cantato, tracce per un podcast, voice over, audiolibri e chi ne ha più ne metta. Adesso però devo fare un super disclaimer. Il plugin al momento viene venduto a 29 euro. Io l'ho acquistato subitissimo perché ho visto il suo funzionamento grazie al video di Francesco, l'ho testato fin da subito e mi è piaciuto un casino, anche se non so quanto lo utilizzerò. Però devo dirvi che per coloro che non hanno voglia, tempo, conoscenze di andare a realizzare una catena audio per editare le proprie registrazioni, questo plugin spacca veramente tanto. E ovviamente il video non è sponsorizzato della Soundvice Digital. Però a parte questo, vi consiglio di fare una cosa. Scaricate la versione di prova, testatelo, se vi piace compratelo immediatamente perché fino alla fine di gennaio costerà 29 euro. Poi il suo prezzo salirà a 129 euro dal primo di febbraio. Quindi dovete muovervi, dovete muovervi. Adesso però direi un attimo di andare a vedere questo plugin, faremo un overview delle varie sezioni e poi lo andremo a testare e vedere un attimo come funziona con la mia voce e all'interno di Studio One for Artist e OBS Studio. Sì, avete capito bene, funziona anche all'interno di OBS Studio perché è un plugin che funziona in real time. Quindi, bando alle ciance, vediamo un attimo l'overview di questo plugin, le varie sezioni, vediamo un po' cosa fanno e poi andremo a testarlo. Bene, eccoci qui. Questo è il Voxessor della Soundvice Digital. Allora, prima di tutto parto dalla sezione più semplice che sono i meter. I meter relativi al nostro segnale in entrata, questo qui, l'in, il primo a sinistra. Poi abbiamo i meter dedicati al compressore e al gate. Qui fondamentalmente possiamo vedere di quanto viene ridotto il segnale con il compressore e ovviamente anche con il gate. Con il gate fondamentalmente andiamo ad eliminare tutti quei rumori di fondo indesiderati o che non vogliamo avere all'interno delle nostre registrazioni, come per esempio una ventola, white noise e così via. E poi abbiamo sulla destra l'ultimo meter che è dedicato al segnale di out, quindi di conseguenza qui noi andremo a vedere tutto quello che viene processato dal plugin e poi buttato fuori. Come andiamo a controllare questi due meter, quindi il volume di questi due meter? Semplicemente con questi potenziometri che abbiamo qui a sinistra, quindi il potenziometro dedicato all'input e il potenziometro dedicato all'output, quindi possiamo diminuire il segnale o aumentare il segnale. Poi qui sopra vediamo alcune cose strane. Parto dall'autoleveling. Fondamentalmente, se noi teniamo aperto questo bottoncino, quindi questa funzione, scusate, abbiamo la possibilità di dire al plugin di regolare il volume automaticamente, quindi di conseguenza farà tutto lui il lavoro. Poi qui abbiamo un equalizzatore. Questo è fondamentalmente un equalizzatore che non funziona sulle bande, ma fondamentalmente ci dà indicazione di che tipo di tono vorremmo avere all'interno della nostra registrazione. Quindi un tono maschile da macho, un tono da ragazzo, un tono, un tonno, un, to, un tonno, un, un tono da donna o un tono da ragazza. Fondamentalmente dobbiamo semplicemente girare questa freccetta, questa rotellina, come la vogliamo chiamare. E ovviamente poi possiamo anche regolare l'intensità di questo equalizzatore utilizzando sempre questo potenziometro che troviamo subito sotto il nostro equalizzatore. Qui sotto, secondo me,
abbiamo la funzione più figa di questo plugin, il Match Ideal. Fondamentalmente quello che dobbiamo fare qui è attivare la funzione e poi il plugin cosa farà? Per 5 secondi analizzerà la nostra sorgente audio, quindi la nostra voce in questo caso, che sia in diretta, quindi di conseguenza mentre stiamo parlando, o in alternativa dopo aver registrato la nostra voce, il nostro segnale audio. Cosa farà poi questa funzione? Semplicemente andrà a dare i settaggi che secondo il plugin sono più giusti, quindi andrà a regolare effettivamente un po' a livello di equalizzazione il fatto di essere degli uomini macho, dei ragazzi, delle donne o delle ragazze. Qui dopo ovviamente potremo andare anche a diminuire l'effetto automatico di questo plugin con questa sezione dedicata al matching o effettivamente diminuirla. Insomma, qui possiamo un po' decidere noi e quindi avere il controllo su tutto quanto il plugin. E poi passiamo sotto effettivamente agli unici effetti che abbiamo a nostra disposizione, che sono il de-esser per eliminare tutti quei suoni fastidiosi, quindi le sibilanti, quindi queste utilizzando sempre questi due potenziometri, andando a lavorare sulla profondità e poi andando anche a lavorare ovviamente sulle frequenze. E poi qui sotto abbiamo i due potenziometri dedicati al compressore e al gate, come vi stavo dicendo prima mentre stavamo guardando effettivamente i meters. Anche qui potenziometro, se lo vado a girare verso destra avremo più compressione, se lo vado a girare verso sinistra meno compressione, la stessa cosa per il gate. Quindi, dopo aver fatto questa panoramica velocissima, non troppo veloce perché non sono così tanto veloce, andiamo un attimo all'interno del mio desktop e vediamo un secondino come funziona questo plugin all'interno di Studio One for Artist e poi velocemente all'interno di OBS Studio. Bene, eccoci qui all'interno di Studio One for Artist. Io ho già registrato un test con la mia voce per comodità e per velocità. Adesso ve la faccio sentire senza il Voxessor attivato e poi con il Voxessor attivato. Quindi iniziamo. Bene, questo è un test. Questo è un test. Questo è un test da dedicare al nostro amatissimo Voxessor della Sound Device Digital. 1, 2, 3, Voxessor della Sound Device Digital. Ok. Ci sono alcune parti della registrazione che ho registrato in maniera abbastanza esagerata appositamente, quindi soprattutto le S, per farvi sentire come funziona il de-esser. Quindi, da che cosa iniziamo? Direi di andare prima di tutto ad attivare l'auto-leveling, così vediamo un attimo cosa fa il nostro plugin e ovviamente vediamo il Voxessor come regola la nostra registrazione. Bene, questo è un test, questo Infatti. È un test, questo è un test da dedicare al nostro amatissimo Voxessor della Sound Device Digital. 1, 2, 3, Voxessor della Sound. Ok, già qui ha fatto una modifica, avete sentito all'inizio della riproduzione che ha fatto quel crack, tra virgolette, quel crack ha dato praticamente l'inizio all'auto-leveling della mia traccia. Adesso direi di giocare un po' con il nostro equalizzatore, quindi vediamo un po' cosa possiamo fare. Sound Device Digital. Bene, questo è un test, questo è un test, questo è un test da dedicare al nostro amatissimo Voxessor. Sentite che se vado per esempio su ragazza, la mia voce suona molto cristallina, tra virgolette, risplende molto, risplende. Utilizziamo questo termine, risplende molto sugli alti, sulle frequenze alte, una voce molto radiofonica. Se invece lo sposto per esempio su uomo, quindi su macho, avremo una voce molto molto più profonda. Sentiamo. Della Sound Device Digital. 1, 2, 3, Voxessor della Sound Device Digital. Difatti. Bene, questo è un... Difatti si sente che le frequenze basse sono presenti, non si sono, tra virgolette, annullate come nel caso dell'equalizzazione con la ragazza. In questo caso io potrei aumentare effettivamente l'intensità o diminuirla. Io per il momento la lascio al 50% perché dopo starà a voi con le vostre orecchie capire effettivamente quanta percentuale andare ad inserire all'interno di questa equalizzazione, quindi quanto
quanto effetto volete effettivamente sulla vostra voce e che tipo di effetto volete. Adesso semplicemente andremo ad utilizzare, come l'ho chiamata io, la funzione più figa di questo plugin, cioè il Match Ideal. Quindi io vado a riprodurre la mia traccia, attivo il Match Ideal e faccio Analyze Your Voice, vediamo cosa succede. Bene, questo è un test, questo è un test, questo è un test da dedicare al nostro amatissimo Voxessor della Sound Device Digital. 1, 2, 3, Voxessor della Sound Device Digital. Bene, questo è un test, questo è un test, questo è un test da dedicare al nostro amatissimo Voxessor della Sound Device Digital. 1, 2, 3, Voxessor della Sound Device Digital. Bene, questo è un test, questo è un test, questo è un... Avete sentito che ci sono state delle modifiche, soprattutto a livello di equalizzazione. Infatti ha tolto un po' di frequenze basse, ha un po' equalizzato verso questa zona qui, secondo me, quindi verso la zona del ragazzo, ed effettivamente ha cercato un'impostazione ottimale per la mia voce. E questa cosa è una figata, è una figata. Perché, ripeto, se non avete tempo, voglia, non avete le conoscenze, voi semplicemente cercate con le vostre orecchie, la cosa più importante, di trovare l'equalizzazione perfetta utilizzando semplicemente questo chiamiamolo così, questo bottoncino, questa equalizzazione molto particolare. Adesso, invece, passiamo un attimo alla seconda parte della registrazione, dove abbiamo questo picco, dove c'è la nostra famosa S. Vai! Vediamo un po' dov'è. Della Sound Device Digital. 1, 2, 3. E qua. Della Sound. Qua. Quindi io adesso fondamentalmente ridurrò un po' il mio loop. Così andiamo a vedere solo quella parte lì. E capiamo circa di quanto diminuire con il nostro De-esser la parte che è effettivamente da fastidio. Dobbiamo spostare un po' più in là. Sono andato qui a, ovviamente. Vediamo dov'è. Della Sound. Oddio santo. Qui adesso sto avendo ovviamente un paio di problemi, ma è normale perché sto utilizzando da poco questa Digital Audio Workstation. Quindi questo lo portiamo qui. E questo lo portiamo qui. Vediamo un po'. Ok, è qua. Quindi, cosa andiamo a fare? Semplicemente attiviamo il De-esser. Lascio le impostazioni di base. Magari dopo andrò solo giusto un attimo a regolare qui il tuning sulle frequenze. Vediamo un po' cosa succede. Sound. Sentite? Sound. Se adesso io bypasso. Sound. Se adesso io lo riattivo. Sound. Vedete che ha attenuato un po' questo segnale molto fastidioso. Se io volessi potrei andare a regolare anche ovviamente il tuning sulle frequenze, quindi aumentare, quindi andare a lavorare sulle frequenze un po' più alte o un po' più basse, sempre in questo range tra le 3,2 e le 7,4. Io adesso lo lascio così, dopo ripeto, starà a voi ascoltando capire effettivamente quanto De-esser utilizzare. Quindi dopo aver visto il De-esser passiamo un attimo al compressore e al gate. Io adesso vi farò sentire con il compressore e il gate al 100% come suona la mia registrazione. Bene, questo è un test, questo è un test, questo è un test da dedicare al nostro amatissimo Voxessor della Sound. Vedete qui sui meter di quanto sta attenuando il segnale, è una cosa folle, quindi di conseguenza qui il compressore sarà molto molto leggero e anche il gate circa lo terremo qua. Adesso vediamo un po' che succede. Bene, questo è un test, questo è un test, questo è un test da dedicare al nostro amatissimo Voxessor della Sound Device Digital. 1, 2, 3, Voxessor della Sound Device Digital. Bene, questo...
Ok, sono abbastanza contento del lavoro che è stato fatto con il gate a circa il 50% e anche con il compressore. Niente di così tanto esagerato. Quindi, come avete visto, questo Voxessor non funziona per niente male, anzi funziona molto bene perché abbiamo bisogno solo di lui per andare ad ottimizzare la nostra registrazione vocale. Mi raccomando però, la cosa più importante, come sempre, è la stanza in cui registrate, perché ovviamente i plugin non fanno magie, e allo stesso tempo ascoltare. Dovete ascoltarvi, dovete allenare le vostre orecchie a capire effettivamente quali tipi di problemi ci sono all'interno delle vostre registrazioni. Adesso in velocità passiamo un attimo a OBS e vi faccio vedere effettivamente che questo plugin funziona anche per dirette o registrazioni con OBS Studio, ok? Quindi schiocchio di dita e andiamo su OBS. Bene, eccoci qui all'interno di OBS Studio. Adesso sponsorizzo un po' anche la mia live editing night, che vi ricordo sarà questo giovedì alle ore 18, il secondo appuntamento dove continueremo ad editare una registrazione ambientale che ho fatto un paio di settimane fa. Però non stiamo parlando adesso della live editing night, ma stiamo parlando effettivamente di OBS Studio. Adesso vi faccio vedere effettivamente sul microfono come funziona questo plugin. Semplicemente noi dobbiamo andare in impostazioni, dobbiamo andare in filtri, e poi io adesso andrò a disattivare questi filtri che ho già aggiunto, che sono quelli che mi piacciono di più, e attiverò il Voxessor. Vado qui, apro l'interfaccia del plugin e qui lo vado a utilizzare. Come potete ben vedere, sta già effettivamente utilizzando alcuni settaggi preimpostati come il compressore, il de-esser, il Match Ideal, per ottimizzare effettivamente la mia voce. In questo momento non la state sentendo perché sto registrando con un'altra sessione di OBS, però vedete che anche qui funziona tutto, semplicemente poi voi dovrete andare a fare che cosa? A modificare effettivamente tutte le sezioni e capire che tono di voce vorrete avere durante la live o durante la registrazione, quanta compressione mettere, quanto gate inserire, quanto de-esser utilizzare e così via. Bene, questo era il Voxessor della Sound Device Digital. Come avete visto è molto semplice da utilizzare, ci dovete giocare un po' se siete dei principianti, però come ho già detto durante questa puntata, usate le vostre orecchie e capite effettivamente dove sono i problemi. Fatemi sapere nei commenti se andrete a comprare e testare questo plugin, perché sono curioso di sapere anche la vostra opinione. Ovviamente sempre un big up a Francesco Di Ripariani per aver portato per la prima volta su YouTube questo plugin super interessante. Io vi ricordo l'appuntamento alle ore 18 di questo giovedì con la live editing night con me, sempre su questo canale, per effettivamente vedere un paio di cose che sto facendo su delle registrazioni ambientali che ho fatto un paio di settimane fa. E a questo punto da Tommy è tutto, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale per supportarmi e di attivare la campanellina. Tommy out!